gioco del Master Duel, tanti hanno ricominciato a videogiocare, no? Tanti stanno giocando tante ore, si sta giocando in maniera anche, diciamo, si può dire abbastanza ludopatica, no? E ecco, proprio riguardo questo settore, questo ambiente, io vorrei dare delle indicazioni, perché già lo so che molti avranno già perso la testa, tanti staranno nerdando, grindando, notti insonni, ci sono tantissime, no? Magari dopo una giornata di lavoro uno torna, sta fino alle 4, poi alle 6 deve alzarsi, insomma. Alcune indicazioni per non svenire, abbiamo fatto il video che è andato molto bene riguardo al gioco cartaceo, vi do delle indicazioni per non svenire, per non perdere la testa, per non andare fuori pazzi anche con Yu-Gi-Oh! Master Duel. Intanto ricordiamo che qui siamo proprio all'interno dei canoni di un gioco online. Possiamo considerare Master Duel banalmente alla stregua di qualsiasi gioco online competitivo, quindi LOL, al tempo c'era Metin, no? Ricordi? Ogame, Shyam, roba incredibile. Oggi c'è stata tutta un'evoluzione, c'è un ecosistema di giochi online che potrebbero essere considerati come lavoro. Ci sono delle persone che lavorano, ci si mettono in gioco e guadagnano anche molto. Quindi siamo in questo mondo, signori, giocatori casual, relaxed, giocatori impegnati, competitivi, siamo tutti all'interno degli stessi stimoli. Ecco, di questo dobbiamo parlare. Non è che Yu-Gi-Oh! È uno, no, è semplicemente un gioco online come gli altri che proprio istintivamente ti fa venire voglia di giocare tanto, 2, grindare, acquisire tante risorse, 3, guardare gli altri, quelli che sono più forti di te, più bravi e che sembrano, almeno ai tuoi occhi, perfetti, felicissimi, imperiosi, perfettissimi, senza nessun neo, capisci? E quarto, questi ambienti, soprattutto quando perdi, ti fanno un po' andare fuori. Siamo all'interno dei... Si può dire, vale per qualsiasi gioco, non è una critica al Master Duel, vale per qualsiasi ambiente online. C'è un po' il rischio di cadere in quelli che sono i comportamenti ludopatici, no? Cos'è la ludopatia, no? Il pathos del ludo. C'era un mio amico che era Ludovica Patica, Ludovica Patico, ecco, chi vuol capire capisca, insomma. Ecco, no, la ludopatia è una cosa molto seria. Perché? Perché quando tu inizi ad entrare nel comportamento ludopatico, ecco, diciamo, la ludovicapatia è stato figo, lo ammetto, ha avuto una potenza così forte che si è interrotto anche il filmato, quindi dai, cioè, di cosa stiamo parlando? Vabbè, ti do il modo di iscriverti e cliccare sulla campanellina, dai. Lo so che è stata un'immagine così potente, signori, quindi non mi state a dire dai. Comunque sia, si applicano una serie di comportamenti che io qui vorrei andare a teorizzare e soprattutto scardinare assieme a voi, in modo che se ci sei caduto già, come anche il sottoscritto, anche a me è successo e può succedere, per carità. Allora, stai attento, insomma, vai un attimo, torni tra i gangheri, ti rimetti in riga. Diciamo, la prima issue, il primo comportamento cattivo in cui si rischia di cadere è quello banalmente che risulta quando hai una streak di loses. Quando siamo in modalità ranked, per esempio, e perdiamo ripetutamente, si entra in una specie di circolo vizioso. Perché? Perché io perdo, vedo che magari subisco anche delle riduzioni di rango, no? Cioè, torno indietro. Semplicemente faccio dei passi indietro e quindi il primo istinto qual è? Continuo a giocare per recuperare le mie posizioni. Non c'è nulla di diverso da colui che magari gioca alle slot machine, da uno che gioca le schedine, le corse dei cavalli, Squid Game, eccetera, eccetera, e perde e quindi per sopperire alle sue perdite continua a giocare. In quei casi la valuta sono i soldi, e il tempo nel nostro caso è il tempo, ma nel caso del Master Duel può essere anche la valuta, perché banalmente uno shoppa, fa... non che shoppare sia sbagliato, io stesso l'ho fatto, e con le offerte che ci sono ora ci sono anche dei vantaggi non indifferenti, poi quello ovviamente sta all'intelligenza di ognuno shoppare in modo da non andare in rovina, però il principio che si applica è questo. Io perdo, quindi continuo a giocare uno per recuperare quello che ho perso e due per ovviamente andare avanti per come magari mi ero pianificato. Il problema, il dramma è che
continuando, Yu-Gi-Oh! È un gioco per certi versi, a volte si può dire un po' bastardo. Perché? Perché è un gioco di concentrazione. È un gioco in cui tu, è vero che stai seduto, però devo considerare le probabilità che succeda un evento. Ma se l'avversario ha quella carta, ma se io gioco questa carta, se la concateno con questa, se in sequenza succede questo, se parallelamente l'avversario pesca questa carta, ma se al turno dopo pesca quest'altra carta. A livello di materia grigia è un panico, signori, eh? E questo che cosa comporta? Che dopo due o tre partite ripetute, mal di testa, mancanza di lucidità, se continuo a giocare, soprattutto se continuo dopo che perdo ripetutamente, impazzisco. Inizio a non prendere più bene le decisioni, gioco in modo frettoloso, non vado a valutare certe situazioni, perdo delle risorse importanti che magari mi servirebbero in mid game o a turni successivi. Poi l'abbiamo già detto, no? Yu-Gi-Oh! È un gioco molto episodico, in cui tutte le operazioni sono importanti. Una carta attivata al momento giusto, magari al primo turno, può decretare la mia vittoria all'ottavo turno, perché in quel momento mi ha fatto entrare in un, no, in un percorso farfalla, come si suol dire, no? Mi ha attuato una teoria del caos con cui, no, Yu-Gi-Oh! È un gioco molto in cui le mosse che fai sono tutte interconnesse. Molte volte questo dipende essenzialmente dalla fortuna, non tanto dalla nostra bravura. Sicuramente il giocatore e come sa sfruttare le sue risorse è importante, ma c'entrano tanti fattori: il deck come è buildato, l'avversario cosa pesca, l'algoritmo come va a favorire l'avversario piuttosto che te, perché ci sono... Vabbè, sui retroscena non andiamo troppo a parlare, però... Insomma, come ogni gioco online, anche il gioco banalmente è ingegnerizzato in modo da fare i suoi interessi. Quindi tutto questo noi non lo andiamo a comprendere nel momento in cui giochiamo, nel momento in cui perdiamo tanto. E quindi noi giochiamo finché non perdiamo completamente. Poi è brutto perché è un effetto a catena. Io gioco, non sono più nelle mie corde, gioco male, soprattutto se gioco in delle ranked molto avanzate, incontro comunque giocatori che magari incontro quello fresco che ha appena iniziato, che quindi gioca molto bene e mi stecchisce, ne incontro un altro che magari c'è il mazzo, è più fortunato, pesca bene, la moneta gli va bene, quindi inizia per primo e mi fa un board incredibile. Tutto questo porta al fatto che perdo completamente tutto, perdo tutte le partite, al fatto che mentalmente magari ci gioco 7 ore, finisce uno sfacelo e quindi non raggiungo i miei obiettivi, e peggio nei casi proprio patologici, io mi arrabbio e inizio a comprare sto mondo e quell'altro, e poi magari senza neanche uno schema preciso, perché si sa che quando si shoppa si deve shoppare con una strategia, con una tattica, soprattutto a Yu-Gi-Oh! Che è un gioco che questo vuole. No, questo è quello che va a succedere, signori, e bisogna stare abbastanza attenti. Quali consigli ti posso dare in merito? 1. Non giocare mai troppe partite in sequenza, anche se stai vincendo, perché è un meccanismo molto infame. Anche quando vinci tanto, ne basta una che perdi e tu ti arrabbi. È normale, ti arrabbi e dici, mannaggia, ora devo farne subito un'altra per dimostrare a me stesso che sono forte. Poi magari perdi anche l'altra e quindi si scatena questo circolo vizioso di cui abbiamo già parlato. 2. Quando perdi, non pensare, oddio faccio schifo, oddio devo giocare ancora perché devo dimostrare al mondo che è stato solo un incidente di percorso. 3. Non pensare mai che le vincerai tutte. Ogni gioco sulla faccia di questa... Ci sono veramente pochissimi giochi in cui la bravura del player compone il 100%. Yu-Gi-Oh! Non è un gioco di quelli. Yu-Gi-Oh! Nella sua struttura, nella sua interezza, è un gioco che va un po' a fortuna, tra virgolette. Vorrei dire un po' tanto, un po' per la maggiore, però quello lascio chi vuol vivere nel paese dei balocchi scendere dalla montagna del sapone. Ne abbiamo comunque già fatto un video apposito in cui ne abbiamo già parlato. Yu-Gi-Oh! È un gioco molto episodico, quindi scordati che vincerai, no? Non vincerai mai tutte le partite del mondo. È come una persona che dice io vincerò tutte le scommesse sportive del mondo. Non equipariamo certamente Yu-Gi-Oh! Alle scommesse o al trading, però il principio è lo stesso, perché siamo in un mondo aleatorio, tu ti basi sulle probabilità, un mazzo di 40 carte che può avere infinite combinazioni. È come dire pesco sempre Exodia al primo turno, ma è impossibile, quello è un caso apocalittico certamente, però ci siamo capiti, il principio è lo stesso.
cerca sempre di considerare le perdite come un'altra operazione. Vincere o perdere in questo gioco, sì, certamente ci sono anche quelle sconfitte perché il mazzo non è costruito bene, e va bene. Ci sono delle sconfitte perché mi si abbassa la connessione, vi sono delle sconfitte anche ingiuste, io ne sono perfettamente consapevole, però è il gioco che è costruito così, quindi non cerca sempre di rimanere un minimo distaccato, ok? Quando vedi che stai perdendo, sequenzialmente stacca un attimo, come fanno i giocatori di poker, esci, prendi una boccata d'aria, è meglio se stacchi per qualche ora. Non perderci mai troppo tempo appresso al gioco, più del dovuto. Ricorda che Master Duel soprattutto è un gioco fatto. Qual è l'obiettivo del Master Duel? È chiaramente farci divertire, darci l'ultima frontiera di Yu-Gi-Oh! Soprattutto con la pandemia. Questo, signori, è chiaro, ragazzi, è chiaro. Io sono il primo a dirlo, sono il primo a lodare la Konami. Ma è un gioco fatto per far giocare tutti, non per favorire te, per darti il mazzo migliore a te. Il mazzo più bello del destino, anche se abbiamo una banned effettivamente divertente available, non sarà mai possibile, soprattutto in ranked, soprattutto quando sali ai livelli, cominci ad essere ai livelli più alti, la disparità di mazzi è così bassa che non sto dicendo che si basi tutto sulla fortuna, se fossero tutti mirror match sarebbe così, ma siamo lì, signori, è la bravura del giocatore, arriva fino a un certo punto. Ci sono delle partite in cui fai tutto quello che puoi fare. C'è una partita contro Innistar che ho fatto, in cui ho giocato tre solenni, maxi, sto mondo e quell'altro, avevo anche delle carte, avevo anche dei mais in mano per ripartire. Niente, ce l'ha fatta e ha vinto per una top deccata. Così come ci sono state delle partite in cui io ho messo di primo turno il board che volevo, però l'avversario aveva sempre in qualche modo in mano carte che gli servivano, ed è una partita che è durata 10 turni, magari un'ora tipo, stavamo lì. Quindi, per dirti, lo so che è difficile questo da accettare, che istintualmente noi siamo feriti nel nostro orgoglio quando andiamo a perdere, soprattutto magari se abbiamo investito dei soldi, no? Lo so benissimo, signori, però bisogna sempre rimanere lucidi, bisogna sempre rimanere un po' con i piedi per terra nella realtà. Soprattutto se uno è un po' più giovane, non che io non sia giovane, per carità, e men che meno giovanile, signori, no? Non vi azzardate con queste cose, perché noi già bagniamo facile, poi iniziate così e bagniamo proprio per direttissima. Però, ecco, questo sfugge a volte. Cerca piuttosto di vedere le sconfitte come delle modalità, no? Dei feedback che in qualche modo ti dà il gioco, per cercare di cambiare il tuo mazzo, anche magari per cambiare totalmente archetipo. Magari ci sono delle carte, dei playset che non avevi ancora scoperto. Cerca sempre di vedere le sconfitte, anche le più ingrate, come delle suggestioni, delle ingegnerizzazioni che ti può dare l'avversario per il tuo mazzo, come degli spunti. Ci sono delle partite di Antometa in cui banalmente uno mi ha giocato Richiamo dell'Armeria ed ha vinto. Perché io non la conoscevo, Richiamo dell'Armeria. Chi cavolo sapeva che c'è stava la carta trappola che equipaggiava direttamente dal mazzo Moon Mirror Shield? Cavolo, io ringrazio quella sconfitta. Io ringrazio Dio di avermi fatto incontrare quel giocatore. Perché se non ci fosse stata, io non mi sarei mai reso conto che c'era il playset di Richiamo dell'Armeria, che era fortissimo per Antometa. Quindi cerchiamo di vedere il gioco in questo modo. È una questione di filosofia, signori, soprattutto quando siamo in questi contesti, Perché poi potrei farti la morale, diciamo, un po' paternalisticamente, perché no, a che serve arrabbiarsi per un gioco, perde tutto il tempo della vita attorno a un gioco, per carità, ma no, non sono quello che deve fare il santo, perché sono il primo a non fare il santo per queste cose. Quindi, però, sono oggettivo nel dire che bisogna giocare e comportarsi di intelligenza, non solo a Yu-Gi-Oh!, non solo a Master Duel, ma nella vita in generale. Grazie per aver visto il video, spero che questo video ti abbia dato un po' alcuni spunti. Queste sono le classiche cose che sembrano anche stronzate, sembrano tanto scontate, no? Che dici, ma no, ma io lo so a che mi serve che me lo dici. E no, invece io, per quanto faccio il filosofo, sono caduto più di una volta in questi comportamenti beceri che non stanno né in cielo né in terra. Sono Antoshoe e in questo canale ci occupiamo di farti vedere ovviamente Yu-Gi-Oh! Ai massimi livelli. Grazie ancora per la visione.
Mi raccomando, se vuoi supportare il canale, entra nel nostro Patreon, perché così riceverai in cambio dei premi, come l'entrata nel gruppo dei campioni Over, il gruppo di supporto e consulenza in cui vi sono centinaia e centinaia di studenti. Puoi avere i tuoi mazzi, puoi avere un contatto con un allenatore che ti allena, che ti dà le liste, le combo, sia per Master Duel, sia per il gioco originale. Insomma, tanta tanta roba, signori. Grazie ancora per la visione, iscriviti ovviamente, clicca sempre sulla campanellina, fallo vedere quante volte te lo dico, perché è importantissimo, ragazzi, ma soprattutto sempre stay sempre super mega iper oltre. Un bacione, cari ragazzi, soprattutto ci vediamo ai video di Master Duel.